Continua il cammino della primavera, ormai ci siamo quasi. Abbiamo qui ospite un personaggio che ha fatto un gol che sicuramente resterà perlomeno nella storia dell'annata. Filippo Damian, benvenuto. Buonasera, buonasera. Allora, raccontaci tu della tua viva voce che cosa è successo nell'ultima partita a Brescia. Diciamo che è stata una partita molto emozionante, che era fondamentale per noi. E ci siamo trovati in vantaggio il primo tempo 1-0, l'abbiamo gestita bene, poi il secondo tempo abbiamo provato a chiuderla, ci siamo mangiati parecchi gol e alla fine, dopo a 3 minuti alla fine, abbiamo preso rigore contro ed espulsione, abbiamo preso il pari e noi dovevamo assolutamente vincere per sperare in un post playoff, e all'ultimo secondo, diciamo, siamo riusciti a trovare il gol vittoria. Ecco, che gioia hai avuto in un gol segnato proprio all'ultimo respiro. Tantissima, cioè, ero veramente al settimo cielo, e addirittura la foga tipo dei miei compagni e tutti che mi sono saltati sopra, ho avuto anche un infortunio alla spalla quando saranno contenti, però ne valse davvero la pena, perché adesso possiamo giocarci un posto playoff che per noi valeva tantissimo. Ecco, un valore rappresentato anche dal fatto che tutte le altre categorie giovanili del Chievo sono riuscite ad andare avanti, e quindi anche voi ci tenete assolutamente, visto che avete peraltro lo scudetto sul petto. Esatto, sì, assolutamente ci tenevamo tantissimo ad andare avanti, anche perché difendiamo uno scudetto e lo sentiamo parecchio, e ci teniamo molto a far bene anche quest'anno. Certo che devi dire al nostro amico Olli Posarelli di non fare più gli scherzi di mettere su Facebook il risultato invertito. Io dirò, è fatto così. Senti, una stagione comunque per te fortunata, felice, no? Sì, sono molto contento. Mi sono trovato ad essere arrivato quest'anno e posso solo parlare bene del Chievo e della squadra con cui sono, perché sono con un gruppo di ragazzi meravigliosi. E anche a livello personale mi sto togliendo parecchie soddisfazioni, sono molto contento. Avete fatto un bel gruppo, questo è servito a scollarsi un po' la pesante eredità dello scudetto, no? Sì, anche all'inizio avevamo avuto parecchie difficoltà anche, diciamo, col gruppo, così, poi col passare del tempo, diciamo, ci siamo tolti questo peso anche dello scudetto, e tutti insieme abbiamo iniziato a darci una mano per raggiungere obiettivi importanti, e ce la stiamo mettendo tutta. Avete fatto molto voi come ragazzi, fa molto anche il vostro mister, che è uno che riesce sempre ad essere molto tranquillo, ma anche molto determinato allo stesso tempo. Sì, il nostro mister sa essere tranquillo, ma sa anche quando è il momento di spronarci, di provare a farci capire che questo è il momento giusto per provare a fare bene in questa stagione, dove sono i punti che, non so, è molto, come posso dire, oltre al fatto che è un bravissimo allenatore, sa sempre quando è il momento di intervenire nei punti più importanti, anche dove andare a migliorare un ragazzo, molto molto bravo. Però ogni volta che l'ho intervisto lui fa finta che non sia il risultato che conta, il gioco eccetera, invece fa finta, vero? No, diciamo che alla fine sì, il risultato, anche se non sembra, è quello che conta, sì, sempre, anche se lo si vuole far vedere. Ecco, sei in un'età in cui essere nella primavera del Chievo Verona significa essere lì, insomma, diciamo in una fase in cui i sogni possono essere tanti, ma bisogna restare anche con i piedi per terra. Ecco, tu come gestisci questa doppia situazione? È importante rimanere con i piedi per terra, perché sabato abbiamo un'ultima partita importantissima e dobbiamo ricaricare le batterie, perché abbiamo il Milan a casa nostra, dobbiamo farci rispettare, e quindi non c'è mai tempo per goderci magari anche la vittoria di sabato, bisogna subito pensare a quella dopo, perché il calcio è fatto così. Allora qual è il tuo più grande sogno da calciatore? Dai, dillo. Il più grande sogno da calciatore
sarebbe quello di in questo momento mi piacerebbe esordire magari proprio con la maglia del Chievo in Serie A, sarebbe un sogno incredibile, però non lo so, speriamo. In bocca al lupo allora, Filippo. Crepi, grazie mille, arrivederci. Grazie a te. Grazie.